Ben trovati a Fin TV con la medaglia aspettata tutta la giornata, insomma ne abbiamo parlato di quanto l'argento della coppia Cagnotto della Pè e con Francesca si festeggia. Sì, buonasera a tutti. Allora, emozioni, è passata ormai un'ora da questa splendida, grandissima emozione, la tua qual è personale? È una soddisfazione perché comunque veniamo dalla gara di Londra che ci ha portato insomma un po' di delusione, questa è un po' una rivincita anche se un mondiale poi non è un'Olimpiade, però questo ci dà tanti stimoli per continuare ad andare avanti e magari arrivare fino a Rio. Senti, le marziane, quelle altre, le cinesi, all'inizio insomma siete addirittura riuscite a passare davanti. Sì. È stata un'illusione temporanea, ci hai creduto? Eh sì, un'illusione temporanea, però anche per un tuffo è stato bello. E comunque loro se lo meritano tutto di vincere perché stanno veramente delle ore che noi non stiamo in piscina e quindi sono delle marziane che si meritano di vincere. Tania, Francesca, quindi il resto del mondo, ma sì, quel resto del mondo lì sarà raggiungibile in un futuro? Oggi si pensa evidentemente che avete fatto un'impresa clamorosa, ma magari quel piccolo gap lo riusciremo a superare? Non lo so, quest'anno comunque l'abbiamo presa un po' più in leggerezza, quindi partiamo già da una base buona e se magari cerchiamo di allenarci un po' di più, ma anche loro sono umane, magari un giorno sbaglieranno. A chi la dedichi? La dedico a tutte le persone che sono venute qua, i miei familiari, i miei genitori, mio fratello, mio marito e alle persone che mi hanno seguita anche da casa. E adesso a Francesca Dalla Pè, che chiude qui il mondiale in bellezza, che fa? Va finalmente in viaggio di nozze e mi divertirò e mi rilasserò come non mai, visto che il mondiale è andato benissimo. E si gode questa splendida medaglia d'argento. Eh sì. Grazie, grazie ancora. Grazie a te.